Buongiorno, si parte! Dove andiamo? Dove? In alto! Fallo, fallo! A vedere lo squalo, è giusto, è l'attrazione principale è quella. Ci imbarchiamo? Andiamo all'aereo? E dove andiamo? Alto! Piccoli e dove trovarli a due piani, è la mia prima volta in un aereo a due piani, è gigante e niente, qui stiamo guardando un po'. Cos'è? Ma chi è questo bimbo? Di ciao, ci vediamo dopo, io parto, saluta. Leo, è Leo, sì, di sono sull'aereo, ciao, a dopo. Papà. Buongiorno da Dubai! Buongiorno! Noi... qualcuno ci controlla laggiù. Stiamo aspettando che Leo faccia le sue cose in modo da poter andare al mare e qua passano moto d'acqua e... ci sono tantissime. E poi andremo, dedicheremo queste mattine a mare, piscina e relax, perché è anche una vacanza di relax, e il pomeriggio e la sera a vedere meraviglie. Oggi vi portiamo sul Burj Khalifa, quindi adesso vediamo se Leo tutto ok? Non è ancora pronto. Avrei voluto farvi vedere la camera, magari poi vi parlo dell'hotel, ma siamo arrivati tardissimo e quindi abbiamo subito aperto valigie, c'era Leonardo, doveva mangiare, doveva essere cambiato, di conseguenza è diventata subito un po', giusto, un po' disordinata, però è molto carina e magari poi vi parlo appunto dell'hotel. Per il momento era solo un inizio di questo vlog un po' più, tra molte virgolette, formale rispetto a sono in aereo e poi sono a Dubai, magari su un'attrazione. Ci vediamo dopo. Ecco la piscina dell'hotel, che poi è a sfioro sul mare. Lì c'è un mezzo skyline di Dubai, dall'altro lato invece ora non si vede, però abbiamo l'Atlantis. Ecco qui, con stacchetto blu, iniziale. A blu. Allora, noi ci stiamo preparando, ci siamo lavati perché, non so se ve l'ho detto, la mattina rimarremo mare piscina, il pomeriggio andremo in giro per la città e di conseguenza stiamo facendo la doccia per andare giù a pranzo e pranzeremo in hotel. E niente, quindi io sono quasi pronta, normalmente d'estate in Italia scenderei così con i capelli bagnati per asciugarli all'aria, ma qui non si può perché l'aria condizionata è a palla, giustamente fuori fa caldissimo, ma quando si entra da fuori a dentro appunto c'è uno sbalzo pazzesco, molto pericoloso tra l'altro. Ehi, qualcuno mi tira dalle gambe, quindi ci vediamo dopo. Comunque sì, se riesco a mettere un attimino in ordine la camera ve la faccio vedere. Questa, wow, è la vista dal 124esimo piano. Guarda, bocca! Lì non ci credo, riesco a vedere la punta. Leonardo che conta gli aerei che passano. Guarda, guarda Leonardo. Thank you.
giorno, ieri pochissime riprese, perché tra quelle col telefono e Leonardo, che ovviamente voleva andare in giro da solo ma in mezzo a 2 miliardi di persone era un po' impossibile, è stata una visita molto bella ma molto impegnativa. Ovviamente poi farò un video con i dettagli, questo è giusto il vlog, vi porto con noi, però poi vi farò un video con tutti i dettagli per chi fosse interessato. E questa mattina al mare, vedete dietro di me, in realtà dietro c'è la piscina, non mi ricordo se ve l'ho fatta vedere ieri, e niente, devo dire che onestamente si sta un po' meglio al mare, c'è un po' più ventilato, sono pochi metri di distanza, però secondo me si sta meglio. E oggi dove andremo, fatemi ricordare, andremo nella Dubai vecchia, mi aspetto di vedere cose bellissime, già ieri è stato impressionante, però era la parte più moderna, quindi anche, ero anche abbastanza preparata, ma non mi aspettavo assolutamente, cioè rimani comunque a bocca aperta, c'è poco da fare. E oggi invece andremo nella parte vecchia, quindi ci vediamo dopo. Il pranzo di oggi è fatto da pollo al barbecue, filetti di pollo, penso, patate non so come, e riso. Saluta la mamma. Ciao. 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 Buongiorno! Va bene? Scusate per ieri, alla fine non vi ho fatto vedere granché perché poi non abbiamo fatto, non abbiamo seguito per bene il programma. Perché Leo era molto stanco, si è attardato nel pisolino pomeridiano, non ho voluto svegliarlo perché ovviamente si stanca tantissimo, e quindi siamo riusciti a vedere solo il mercato dell'oro, penso di aver ripreso qualcosa. E non siamo riusciti ad andare a Burj Dubai. Io non so se riusciremo ad andarci perché poi ovviamente sono previste altre cose, però mi piacerebbe, vediamo di farcela. Ora siamo quasi pronti e oggi andiamo a Legoland. Eccoci qua, siamo appena entrati, siamo nel Miniland e questo è Dubai costruito con i Lego, impressionante. Guarda! Ma qui c'è da impazzire. Questo è l'aeroporto, no, ovviamente fatto da questa parte che è proprio, cioè, non so se mi spiego, i tunnel per entrare nell'aereo, tutte le persone al lavoro. Questo è lì, ovviamente c'è un aereo che vola, la torre di controllo, questo è proprio l'aeroporto con le sezioni reali. Cioè, quello che si trova all'aeroporto di Dubai è qui. Vai Leo! Lui sta impazzendo ovviamente. Scendono e salgono gli ascensori. È partita, l'hai fatta parte, prova, vediamo cosa succede. Guarda, si muove l'ascensore. Qui l'altro lato dell'aeroporto, ovviamente. Okay, questa è zona, è una zona di Dubai che è dove siamo stati ieri praticamente, al mercato dell'oro. Sono ricreate con i Lego proprio le strutture identiche, identiche, le vetrine brillano, ovviamente tutto così reale, e sono tutti Lego. E anche gli elementi in movimento riproducono la vita quotidiana di una città, di una metropoli, alla perfezione. Ok, non so come verrà questo vlog, perché per non tirare prima una cosa e poi un'altra, visto che vorrei fotografare tutto, alcuni spezzoni li sto facendo col telefono, quindi non mi ricordo cosa faccio con una cosa e cosa con un'altra. Noi stiamo aspettando che il papà, nello specifico,
faccia questa attrazione che Leo non può fare perché è piccolino e al di sotto dei 90 cm non si può. E è stupendo, e poi la cosa bella è che c'è veramente pochissima gente, quindi ce lo stiamo godendo appieno. Ovviamente nelle parti esterne, come potete vedere da me che mi sto sciogliendo, fa caldissimo, però è fenomenale, è veramente un bellissimo parco. Ok, momento pappa. Leonardo sta già mangiando e noi, praticamente l'unico ristorante che c'è, fa pasta, pizza, pollo, patate, verdure, insalate, ed è a buffet. Quindi ora facciamo il nostro pasto e continuiamo la nostra avventura. Buonasera, noi siamo in albergo, siamo arrivate, abbiamo fatto la doccia, Leonardo era stanchissimo, si è messo a dormire in taxi, e questa sera stiamo cenando in albergo in questo ristorante bellissimo. Tra l'altro di là, ora vi giro, c'è la vista sulla piscina, fantastico, quindi stasera è proprio di relax, siamo cotti dal caldo più che altro, e niente, vediamo insomma di far giocare ancora lui, perché si è ricaricato con quell'oretta di sonno, a quell'orario strano per lui. Ehi tu, che cosa fai? Allora, un po' tardi oggi, nel senso, prendo in mano... Muoio soffocata! Oddio, non ce la farò mai. Allora, vediamo se riesco. Stavo dicendo, non prendo molto spesso la videocamera in mano la mattina, perché fondamentalmente... Va bene. Fondamentalmente la mattina siamo al mare. Oh, scusate, c'è quella luce dell'armadio rimasta accesa. Scusate, ho chiuso la porta dell'armadio perché c'era quella luce che già, insomma, non sto capendo come oggi la luce. Stavo dicendo, la mattina fondamentalmente siamo al mare, siamo in piscina, mare, piscina, eccetera, quindi siamo in relax, vi ho fatto vedere più o meno com'è, non c'è bisogno insomma di riprendere sempre. E penso che girerò tra l'altro la clip iniziale domani, tipo l'ultimo giorno intero qui, se mi ricordo, perché tutti i giorni penso, ogni volta che poi rifanno la stanza, di fare perlomeno lo spezzone del video in cui vi mostro la stanza, almeno un po' più ordinata, ma puntualmente non riesco. Comunque, sta preparando il fiato. Ok, prepara bene. E oggi pomeriggio andiamo a vedere una cosa molto carina, ve la faccio poi vedere lì sul posto. Comunque si chiama Dubai Frame, è una cornice a tutti gli effetti, gigantesca ovviamente, in cui potremo ammirare tutta Dubai, la parte vecchia da un lato, la parte nuova dall'altro, quindi è spettacolare già da fuori se guardate un po' di foto. Va bene, preparalo. Immagino che dentro sia super emozionante. Dopodiché, scusate, guardo sempre lì, ma ogni secondo passa qualcosa al mare, che sia moto d'acqua, che siano navi, che siano barche, quindi mi distraggono. E, dopodiché oggi visitiamo il quartiere di Dubai Marina con Blue Water Island, vi faccio vedere tutto. Ok, la cosa molto carina che vi avevo anticipato è questa. Saliremo sul Dubai Frame e giro la videocamera, vi faccio vedere. Vabbè, saliremo lassù, da una parte vedremo la Dubai moderna, da una parte la Dubai antica, e non so se si vedono queste parti in vetro, c'è una parte di pavimento completamente in vetro, quindi non so se riuscirò a camminarci su, ma deve essere una cosa molto bella da fare, molto emozionante. Ok, qui siamo dal lato della Dubai vecchia. Anche la parte vecchia ha il suo fascino, anzi, forse ancora di più. Mio! Lea?
Ok, questa sera qui. In realtà siamo partiti da lì, che sembra molto vicino, ma così non è. Ora cerco di farvi vedere la strada che abbiamo fatto, anche se non si vede tutta. Quella è la ruota più alta del mondo su Blue Water Island. Noi siamo partiti esattamente da sotto la ruota. Abbiamo fatto tutta questa strada, tutta lì dietro non si vede, ma è tutta strada. Abbiamo mangiato da Italy stasera, buonissimo. E ora siamo qui, che è JBR, e tramite JBR e attraverso JBR adesso arriviamo a Dubai Marina. Buongiorno, ultimo giorno pieno, domani partiremo, e anche se abbiamo l'aereo alle 3 del pomeriggio, comunque usciremo in un orario consono e saremo lì in aeroporto per stare tranquilli. Niente, stiamo per andare in piscina, ultimo giorno di mare piscina, oggi pomeriggio, acquario, shopping al Dubai Mall, e questa sera rimarremo sempre insomma a zona Burj Khalifa e rivedremo per l'ultima volta, vogliamo rivedere quello spettacolo fantastico delle fontane. Questa è l'area bimbi, cioè questa è enorme, un'area bimbi vista mare, spettacolare. Hop! Questa enorme piscina di palline, abbiamo poi il tavolo con gli album per disegnare i colori e la lavagna. E questo è appunto l'ingresso dell'hotel. Lì c'è la TV, l'acqua, super attrezzata, salviettine, e qui ci si toglie le scarpe e si sta a piedi nudi. Ti piace, Leo? Dimmi un po' i colori, vai! Di che colore è questa? Ok, non ci crederete, ma l'ultimo giorno ce l'ho fatta. Ora giro la videocamera e vi faccio vedere la stanza. Sono esattamente con le spalle alla porta, parte subito questo armadio enorme. Ora c'è poca roba perché bene o male lì mettiamo le scarpe, qualche vestito, e c'è l'asse da stiro con il ferro da stiro, altre coperte, ebbene sì, perché comunque con l'aria condizionata, come vedrete dal letto, dormiamo col piumoncino. Qui abbiamo un altro armadio con cassaforte, altri spazi. Questo è il Corano e il telo da mettere a terra per pregare. Altre, insomma, forniture dell'hotel, sacchetti, listini, altro spazio, lì ho messo le mie borse. E quest'altra parte invece c'è tutta questa roba che è gratuita. Poi ogni giorno, quando fanno le pulizie, lasciano 5 bottigliette d'acqua. Questa cosa è fenomenale, perché vi evita insomma di andare a fare la fornitura d'acqua al supermercato, perché con il caldo che c'è si beve veramente tanto. Queste qui, carinissime, ce l'hanno date dei negozi del mercato dell'oro in cui siamo entrati. Qui altro spazio, ovviamente ragazzi, è una camera vissuta da 5 giorni, quindi per quanto io cerco di tenere in ordine anche in albergo, quella è. E mini frigo. Poi questo è un po' già valigie, questa è una porta che dà sull'altra camera, valigie nostre. E qui parte la camera vera e propria, che è questa, è molto carina. Io non so cosa sta facendo con la luce, spero di non avere sorprese dopo. Allora, qui ovviamente abbiamo fatto mettere la culla, che anche questa, non so se vedete, il lettino è tipo una piazza e mezza, è gigante. E comodino, questa è carinissima come arredamento.
questa spalliera parte, fa tutto il letto, letto giga mega, io lo vorrei così in Italia, quindi in una mia futura casa cercherò di averlo così, non so se si capisce, forse quello italiano è la larghezza dei cuscini, invece questo guardate quanto spazio c'è di qua e di là, inoltre è altissimo e comodissimo, stiamo dormendo da Dio, ma io i letti all'americana fondamentalmente li ho provati in America e qui li adoro, si dorme da Dio, quindi questo colore stupendo, altro comodino, ovviamente parte poi un divanetto in cui noi poggiamo le cose, lì Antonio appende le magliette che si mette la sera prima, tavolino dove poggiamo la roba appena arriviamo praticamente, c'è il balcone che ora vi faccio vedere senza aprire che sono 56 gradi, da questa parte oltre a me appena rientrata dal mare abbiamo un desk appunto e una sedia con i menu ovviamente per il servizio in camera e il tablet con il quale si può anche accendere, spegnere, cambiare la TV, ma c'è anche il telecomando. Queste vabbè sono cose nostre, sacchetti di acquisti che abbiamo fatto. Altro spazio, c'è tantissimo spazio per le valigie e questa è appunto la vista che vi ho fatto vedere. Quindi vista mare e questo è un balconcino piccolissimo dove appendiamo ovviamente le cose bagnate dal mare con due sedie e il tavolino e la vista mare. Ok, alla fine ce l'ho fatta. Vi porto in bagno che insomma per quanto è pulito non è ordinatissimo. Allora, qui aspettate, accendo la luce, quella più... Io utilizzo questa soft, mi rilassa proprio. Ok, allora, vasca enorme, con doccia. Ciao ancora io. Qui, scusate, insomma, eventuali casini. Abbiamo tutta una serie di prodotti, pazzesco ragazzi, cioè... spazzolino e dentifricio... prodotto per fare la barba e il rasoio, kit unghie, cuffie ovviamente, bustine, shampoo, c'è anche il colluttorio, c'è proprio crema, le stesse cose ci sono là, saponette, questo lavandino carino, cioè i colori di questa stanza li amo, poi è così, la lampada, io tendenzialmente faccio tutto solo con quella, mi rilasso tantissimo, soprattutto la sera quando arriviamo stanchi. Questo angolino, vabbè, ho messo le cose nostre, salviettine, fiori, questa è una bavaglia di Leo appesa, phon che non è niente male, niente male. Vabbè, questi sono i nostri beauty, ci sono, c'è un sacco di piano d'appoggio, insomma, ovviamente water, non c'è il bidet, ma c'è il doccino, vale come un bidet, perfetto. Roba per chiamare e vabbè, accappatoi, tutto ovviamente in dotazione, asciugamani grandi, piccoli, accappatoio, ciabatte, eccetera. Ok, ora vado a farmi una doccia che poi tornano loro che sono nell'area bimbi e andiamo a pranzo, anche perché poi le devo fare la nanna. Ci vediamo nel pomeriggio. Ok, ormai posizione standard per dirvi un pochino dove si va, nel frattempo vedrete movimento dietro di me perché Antonio sta ultimando lo zaino da portare fuori e Leonardo corre da un punto all'altro della stanza, ovviamente. Allora, oggi regalo, tra virgolette, per Leonardo, ma lo sarà per tutti noi, però momento dedicato a Leonardo, e cioè, dove andiamo Leo? Andiamo a vedere? Fallo. Ecco. Andiamo a vedere lo squalo, essendo lui un appassionato di baby shark ma in generale del mondo marino, andremo all'acquario situato nel Dubai Mall, che è una cosa immensa ovviamente, come tutto in questa città, e portiamo anche la moto, ok? E poi rimarremo nel Dubai Mall per un po' di shopping, speriamo di trovare qualcosina, perché ci siamo stati sempre di passaggio per cena, però... non lo abbiamo tra virgolette visitato, è impossibile visitarlo, è immenso, e quindi passeremo un po' di tempo lì, ceneremo anche lì, perché quello lì rimane lì,
perché come ultima sera vogliamo tornare assolutamente da Shake Shack, perché poi lo troviamo solo all'estero e di conseguenza ne approfittiamo. E niente, poi rimarremo zona Burj Khalifa, quindi vedremo per l'ultima volta lo spettacolo delle fontane, che non mi stancherei mai di guardarlo, devo dire la verità, è bellissimo. E sperando che questa volta Leo non abbia paura, perché ha un po' paura di quel momento lì. Niente, comunque vi porto con noi e a dopo. Ok, siamo nell'acquario del Dubai Mall, stiamo percorrendo questo tunnel. Leonardo sta impazzendo ovviamente. Leo, c'è lo squalo, salutalo. Ciao squalo. Due? Chi è? Chi è Leo? Guga. La tartaruga, wow! Ma senti, ti ricordi come si chiama questo palazzo? Come si chiama? Isha. Burj Khalifa. Lo stiamo salutando. Di ciao Burj Khalifa. Salutalo che andiamo. Andiamo, prendiamo l'aereo e andiamo a casa domani. Tu lo puoi salutare? Ciao, ciao Dubai.